La disparità di cosa genere di più è senza dubbio uno dei maggiori casa. Ostacoli allo sviluppo culturale ed economico della nostra società. Negli ultimi anni molto è stato fatto per promuovere l'empowerment di donne vivere e ragazze in un'abitazione in tutto il mondo. Sicura e questa energia ha permesso di fare per importanti passi nel avanti nei campi questa della scolarizzazione è una sfida di chi e è chiamato a pensare e costruire la casa del futuro. Tuttavia, sviluppare soluzioni abitative belle, è un percorso ancora molto lungo. Sostenibile, è proprio in grado di soddisfare le stime più recenti ci dicono che anche nel nostro paese solo il 16% delle neolaureate ha scelto discipline STEM, acronimo che identifica le discipline scientifiche, ingegneristiche e matematiche. I loro superpoteri sono la resilienza, la scarsa presenza femminile nei ruoli manageriali. E il risultato in Italia solo un manager su 5 è donna. Per tuttavia qualche segnale positivo c'è. Io sono Petra, se consideriamo la fascia under 32, più del 30% dei ruoli dirigenziali è rivestito da donne. E complessivamente negli ultimi 10 anni il numero di donne manager è aumentato del 49%. Beh, bene, ma ancora troppo poco, amico mio. Speriamo sia solo l'inizio. Si può e si deve fare ancora molto per garantire a studentesse e professioniste una vera parità nel lavoro e nella vita. Anche questa è una sfida, una grande sfida. Impossibile, dite voi? Ma no, ormai lo sapete, per qualcuno nulla è realizzabile. Non portano una maschera, non volano e non corrono alla velocità della luce. I loro superpoteri sono la resilienza, la perseveranza, l'audacia, la visione. E il risultato del loro impegno rende il mondo per davvero un posto migliore. Noi siamo Andrea e Michele e questo è PMI Heroes, i supereroi delle imprese italiane. L'agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile dedicano l'obiettivo numero 11 al rendere le città e gli insediamenti umani. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con PMI Heroes, il podcast dove vi raccontiamo storie di eroi delle imprese italiane. Esatto, e in questo caso parleremo di chi ogni giorno contribuisce al cambiamento per abbattere muri di preconcetti e di pregiudizi e di disuguaglianze. E non parliamo solo di quelle in ambito lavorativo, ma di un fenomeno che riguarda la sfera sociale, l'educazione, la salute e la politica. Insomma, tutta la vita delle donne. Questo è uno dei punti cardine dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'obiettivo numero 5, infatti, punta proprio a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Eh sì, è proprio questo. È un traguardo che è già realtà in Colin Pharma, azienda leader nel campo della nutraceutica. Rita Paola Petrelli è presidente del CDA di Colin Pharma. Colin Pharma è una PMI innovativa. Nasce nel 2013 con due sedi a Milano e Lainate. Già nel nostro nome, Colin Pharma è che opinion leader in pharma, opera nel settore della nutraceutica che coniuga la nutrizione e la farmaceutica. Quindi il metodo e la struttura del mondo farmaceutico, il rigore scientifico applicato al mondo della nutrizione, questo significa produzione di integratori alimentari. Il plus di Colin Pharma è rappresentato dalla formulazione e dallo sviluppo di nutrizione. Nutraceutici funzionali perché le nostre sono formulazioni uniche e innovative perché brevettate e sono formulazioni anche certificate kosher, halal e open free. Siamo anche un'azienda quotata al mercato Euronext Growth Milan. Buongiorno e benvenuta. Sappiamo bene sono quanto sia importante per una società davvero inclusiva fornire a tutte e tutte le stesse possibilità di informazione, crescita personale e lavorativa. Come vengono garantite le pari opportunità in Colin Pharma? Molto brevi, quindi è un tema questo molto importante. E in Colin Pharma è gestito in maniera molto attenta. Siamo una realtà che in questo momento ha al suo interno 104 risorse e tra queste il 61% a livello corporate rappresenta il mondo femminile. Dato che siamo un'azienda che fa salute, abbiamo una rete di informazioni medico-scientifici e tra questi il 64% è ben rappresentato dalle donne. Aggiungerei anche una presenza in alcune funzioni aziendali strategiche quali la direzione medica e ricerca e sviluppo capitanata da una donna e anche la funzione supply chain capitanata da una donna.
È chiaro che all'interno di Colin Pharma questo viene fatto tenendo ben presente qual è l'equilibrio e la condivisione delle varie funzioni nell'affrontare un progetto, perché questo significa raggiungere il risultato in un minor tempo possibile. Laddove c'è un forte background valoriale che caratterizza Colin Pharma, una condivisione è un modo di vivere. Potremmo dire che il legno sia il quando simbolo si parla dei valori di pari della opportunità, vostra azienda. Lo accennavamo prima, un altro tema molto importante è la presenza di donne e ragazze in tutte le discipline STEM. Colin Pharma è impegnata anche su questo fronte, giusto Rita? È un tema strategico questo per Colin Pharma, dovendo affrontare ogni giorno il core business dell'azienda, che è quello di formulare integratori alimentari. Abbiamo necessità di risorse che siano laureate nelle discipline STEM e in particolare una laurea scientifica a supporto dell'area ricerca e sviluppo e quella del regolatorio. Una ricerca anche di una risorsa che abbia delle competenze tecniche, quindi ingegneristiche, a supporto della funzione marketing e a supporto anche della funzione amministrativa in ambito di controllo, quindi un controller con peculiarità tecniche. Il legno è un materiale solido con tante qualità, queste figure, è forte, flessibile, malleabile, ma è importante trattarlo con cura, soprattutto per quanto riguarda il suo approvvigionamento. Possiamo definire sostenibile il legname utilizzato da Aume per le vostre costruzioni? Da aggiornamenti scientifici lo facciamo all'esterno, invitando le risorse a partecipare a corsi e master tali da integrare e consolidare le proprie competenze. E infine, dunque, diciamo anche che una vera parità di genere non può prescindere dallo sviluppo di soluzioni e prodotti pensati proprio per la salute femminile. Cosa guida la vostra azienda nello sviluppo dei prodotti per le donne? E altra domanda, quali risultati sono stati raggiunti? Colin Pharma da sempre molto attenta alla formulazione dei suoi prodotti. Lo ha fatto anche con un'attenzione particolare verso il mondo femminile. E questo lo abbiamo fatto attraverso due diversi prodotti. Il primo è il Miledix, destinato a sindrome premestruale e dismenorrea, il secondo è l'Almetax per climaterio e menopausa. Con questo abbiamo coperto un target femminile con un'età anagrafica molto ampia e questo ci ha permesso anche di affrontare una tematica importante, che è quella della medicina di genere, perché abbiamo curato i bisogni che venivano espressi dal mercato, anche dai nostri call di riferimento, e abbiamo studiato una formulazione, anche queste uniche e innovative perché sono brevettate, e qui ne abbiamo dimostrato con gli studi le sinergie tra le componenti. Ringraziamo Rita Paola Petrelli di Colin Pharma per aver parlato con noi di un tema così importante per le future generazioni e per una società più equa e consapevole. È così che si cambia il domani, lavorando sulle azioni quotidiane, innovando, abbattendo quei muri di cui parlavamo poco fa, con perseveranza, impegno e consapevolezza. Ecco perché i PM Heroes fanno del loro lavoro una missione, per un futuro davvero migliore iniziando dal presente. La nostra missione invece è continuare a raccontarvi storie come questa. Vi aspettiamo per la prossima puntata di PMI Heroes, i supereroi delle imprese italiane. Un podcast di Banca IFIS.